Con molto affetto. Ci siamo trovati in questa giornata splendida, con questo splendido sole, ma purtroppo con la nostra fortuna ci siamo trovati anche nel giorno in cui c'è la fiera. E comunque siamo contentissimi della vostra presenza e poi fate passaparola. Sto per presentarvi una lista, forse la prima e l'unica nella storia del nostro paese, rappresentata tutta da giovani. E tocca a me il compito gravoso, essendo il più anziano del gruppo, di presentarli, e ne sono fiero ed orgoglioso e ringrazio tutti i miei compagni di viaggio qui. Ve li presento ad uno ad uno, che sono, nell'ordine alfabetico, come rigorosamente ci siamo pure scritti nella lista elettorale, De Lucia Pasquale, al quale dobbiamo fare un applauso perché oggi è anche il suo compleanno. Poi la bellissima Gallicchio Angela, Giuliana Roberto, Roberta, eh sì, l'altro giovanissimo, attenzione, giovane, non bambino, come qualcuno banalmente diceva l'altro giorno lì, perché questa non è una lista di bambini, questa è una lista di ragazzi dai 24 anni in su, in cui in altri paesi civili a quest'età si è già fuori dalle famiglie e si manda avanti la propria vita. Quindi poi sono ragazzi, oltretutto anche ci sono dei laureati, ci sono delle persone specializzate. Etichettarci come dei bambini, come qualcuno diceva, non lo so se potrebbe essere più rappresentativo uno che magari presenta il Festival della Val Sarmento o Miss Italia. Comunque, scusate questa piccola nota, perché è una banalità quella che vanno dicendo, che siamo una lista di bambini e che non si può lasciare il comune in mano a questi ragazzi. Chiusa parentesi. Poi abbiamo la Decana Angelo. Eh sì, è Angelo Iuna. Angelo, scusami. Poi c'è Luongo Francesco. Pirretti Giancarlo, Roberto Schiavone, e non ho detto Roberta. E poi abbiamo Spartaco Andrea, e poi ci sono io, Vincenzo Lofiego. Tutti insieme adesso facciamo il saluto alla nostra unica candidata, che non è presente qui per motivi di salute, Anna Paolicelli. E quindi, dulcis in fundo, il nostro candidato sindaco Giuseppe Dubla. Questa lista, diciamo, questi ragazzi, siccome siamo un gruppo omogeneo e con tanto entusiasmo e tanta creatività, abbiamo chiesto tutti di voler parlare direttamente alla cittadinanza. Quindi i nostri comizi saranno improntati con ognuno di noi che nelle nostre serate vorrà parlare avrà il suo piccolo spazio. Io ve li presento, il mio verrà poi in seguito. Possiamo quindi cominciare. Passo il microfono a Roberto Schiavone. No. Buonasera a tutti. Scusate se leggo e scusate anche il paragone, ma lo faceva pure Berlinguer. Allora, io vorrei brevemente descrivere qual è l'indirizzo politico che intraprenderemo relativamente allo sviluppo economico possibile se avremo la fortuna di guidare il Comune dopo queste elezioni. Intanto non possiamo prescindere dal contesto storico in cui anche la nostra città si colloca, un contesto di crisi economica grave, che però, se analizziamo lo stato di salute dei vari comuni italiani, non ha avuto lo stesso impatto su tutte le città in egual misura. Le realtà locali in cui l'economia risulta agganciata esclusivamente alle logiche della competizione globale, per esempio le città legate all'auto, sono quelle che più di tutte hanno subito gli effetti della crisi, mentre in quelle realtà
in cui si è fatta della diversificazione delle piccole economie locali il loro asse portante, gli effetti hanno avuto una portata molto inferiore e le conseguenze drammatiche in termini di perdita di posti di lavoro sono state limitate e ammortizzate. Partendo da questa semplice osservazione, noi dell'Alternativa proponiamo una serie di azioni concrete e fattibili che vanno nella direzione della piccola economia locale diversificata il più possibile, in modo da rendere meno devastanti gli effetti delle prossime crisi che ciclicamente ci investiranno, perché le crisi sono pilotate e cicliche, che se ne dica. Il compito di un'amministrazione seria e coraggiosa oggi, nel 2011, in questo scenario di globalizzazione che tanti danni ha portato con sé, è quello di rendere Ferrandina meno dipendente quindi da fattori esterni e indirizzarla orgogliosamente sui binari dell'autodeterminazione. Gli interventi che intendiamo apportare e che vanno concretamente in questa direzione sono diversi. Io ne cito solo alcuni. Il raggiungimento dell'autosufficienza energetica, per esempio, attraverso lo strumento del piano energetico comunale, programmeremo tutti gli interventi di riqualificazione degli edifici e delle strutture comunali, con possibilità concrete di ricadute occupazionali. E poi faremo la previsione delle installazioni degli impianti da fonti rinnovabili, con l'auspicio di riuscire a creare anche un indotto in questo settore, in questa città. Poi pensiamo alla strategia dei rifiuti zero, in cui, oltre alla raccolta differenziata porta a porta, si affianca la gestione dei centri di raccolta per il recupero delle materie prime da poter rimettere in circolo. Un piano per il recupero del centro storico, operazione che potrebbe rimettere in moto il settore edilizio, cambiandone però la vocazione, non più colate di cemento, ma recupero dell'esistente, consentendo alle maestranze locali di riprendere fiato, come me in questo momento. Senza dimenticare che questo intervento è propedeutico per il rilancio di un settore che in realtà non è mai decollato a Ferrandina, che è quello del turismo. Anche la gestione dei servizi sociali può essere occasione di microeconomia per la comunità, se pensiamo alla possibilità ad esempio di mettere insieme giovani per l'assistenza agli anziani, giovani in cooperativa ad esempio. Quindi, diciamo, questi sono solo alcuni dei temi che noi affrontiamo, però noi vogliamo trasmettere chiaramente il come lo vogliamo fare. Siccome abbiamo nel nostro DNA, nel DNA di questo movimento, c'è la democrazia partecipata, ci proponiamo di estendere questo concetto anche nelle piccole forme di economia che intendiamo incentivare. Dove sarà possibile, quindi, ricorreremo alle internalizzazioni dei servizi, che non è una parolaccia. Dopo tutta l'ondata di esternalizzazioni e di privatizzazioni, noi andiamo nella direzione opposta. Dove possibile, lo faremo sicuramente. Ad esempio nella raccolta differenziata porta a porta. Perché noi riteniamo che anche una creatura pubblica, se gestita in modo rigoroso e meticoloso, e soprattutto con la partecipazione nel controllo da parte della popolazione, non è fonte di sprechi e disservizi, ma di circoli virtuosi e di benessere per la collettività. Ci piace tanto. Dove non sarà possibile fare l'internalizzazione, ci faremo promotori dell'altra forma di partecipazione per eccellenza, cioè le cooperative. Stiamo pensando anche a forme di società misto pubbliche e private, dove si rendono necessari interventi tempestivi e urgenti. In tutti questi strumenti il comune denominatore sarà la partecipazione. L'ho già detta 10 volte, ma lo ripeteremo fino alla nausea questa parola, la partecipazione, perché è l'asse portante di questo movimento. E lo diceva anche Gaber, che libertà è partecipazione. Questo è l'approccio con cui intendiamo dare una scossa allo sviluppo della città e lo faremo con la determinazione, l'impegno, la trasparenza e l'assoluta certezza di essere uomini liberi e autonomi sia da vincoli imposti dai partiti che abbiamo sapientemente tenuto fuori, sia da interessi particolari e personali da difendere. Non ce li ha nessuno. Noi amiamo questa città e per questo consideriamo la vittoria del 15 maggio non un fine da raggiungere, ma un mezzo per provare a cambiare il corso degli eventi. Anche perché, su questo vogliamo essere chiari, l'Alternativa non esaurirà l'azione politica con queste elezioni, ma proseguirà il cammino perché vuole diventare punto di riferimento politico permanente per tutti i cittadini di buona volontà, per i tanti cittadini che stanno apprezzando il nostro percorso e che aumentano giorno dopo giorno in maniera esponenziale e che questa volta non andranno a votare turandosi il naso, ma in maniera convinta per questo gruppo di giovani. Grazie. Concludo rapidamente.
Per questi motivi vi invitiamo a seguirci e a partecipare attivamente al nostro percorso. Dateci fiducia e non vi deluderemo. Viva l'alternativa, si è avviato un fronte popolare. Grazie. Uomini liberi, indipendenti e coraggiosi, non abbiamo paura di niente. Adesso la parola, dov'è? A Giancarlo Pirretti. Eccolo qua. Buonasera. Chiedo scusa perché non sono avvezzo a parlare in pubblico. Spero mi perdonerete. Volevo dire che non c'è più tempo per l'attesa e che per la nostra generazione è giunto il tempo di prendere spazi ed alzare la voce per dire che questo paese non ci somiglia, ma che non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarlo, soprattutto nelle mani di chi lo umilia quotidianamente. Siamo la grande risorsa di questo paese, eppure questo paese ci tiene ai margini. Siamo una generazione precaria, sottopagata, senza lavoro, oppure costretta al lavoro invisibile e gratuito. Nella maggior parte dei casi condannati ad una lunghissima dipendenza dai genitori. Scusatemi. Per buona parte di noi la precarietà si fa vita, assenza quotidiana di diritti, dal diritto allo studio al diritto alla casa, alla salute, alla possibilità di realizzare la propria felicità affettiva. Una cosa che ricade soprattutto sulle giovani donne, con un ricatto come una contrapposizione tra lavoro e vita, perché non puoi essere donna e madre e non puoi lavorare al giorno d'oggi, a quanto pare. Non siamo più disposti a vivere in un paese così profondamente ingiusto, dove si consuma lo spettacolo delle nostre vite inutilmente faticose e delle fughe al nord, soprattutto all'estero, alla ricerca di garanzie ed opportunità che a Ferrandina non esistono più. Non è più tollerabile vivere in questo modo, come non sono più tollerabili i privilegi e le disuguaglianze, sottolineo disuguaglianze, che rendono impossibile la liberazione delle tante potenzialità represse. Non è più tempo solo di resistere, ma di passare all'azione, un'azione comune, perché ormai l'illusione della salvezza individuale è andata persa, per raccontare chi siamo e non per essere raccontati, per vivere e non sopravvivere, ma soprattutto, ribadisco il concetto di Roberto sulla partecipazione, per stare insieme e non da soli. Siamo stanchi di questa vita insostenibile, ma scegliamo di restare. Questo grido è un appello a tutti a sostenerci, a chi ha lavori precari o sottopagati, a chi non ce l'ha, a chi studia, a chi non lo può fare, a chi è stanco di chiedere i soldi ai genitori, a chi la precarietà non la vive in prima persona e a chi la paga ai propri figli. Chiediamo di sostenerci a tutti coloro che hanno intenzione di riprendersi questo tempo, di scommettere sul presente ancor prima che sul futuro e soprattutto quelli che hanno intenzione di farlo adesso. Non basta lanciare i propri brevi propositi su internet e delegare agli altri la protesta, lo scendere in piazza e il fare qualcosa. Nella vita ho sempre ritenuto di pensare con la mia testa, anche difendendo le minoranze, pur di esprimere il mio pensiero. Nel proprio piccolo si può intervenire, ma oggi sembra venuta a mancare la fierezza di difendere proprio le fasce più deboli. E la verità è che noi giovani ferrandinesi non ci siamo mai ribellati a tante cose, ed è anche questa la ragione dei guai attuali del paese, che alla fine si riverseranno sul futuro delle nuove generazioni. Purtroppo siamo abituati a non reagire a questa sorta di ammutinamento e a non sfruttare al massimo le varie possibilità di espressione che ci vengono date. I primi a dover lasciare volare i nostri sogni, a promuovere i nostri ideali, con decisione, dovremmo essere noi stessi, senza lasciare che tutto resti una sterile, seppur piacevole, utopia. Questo mio sfogo non vuole essere soltanto un appello, non vuole essere una critica alla società che ci circonda, ma è soprattutto un appello a sostenerci. Scusate. Come diceva Grigoni, siamo umani. Anzi, cerchiamo di restarci. È un invito a reagire e a mostrare la nostra determinazione per ottenere ciò in cui crediamo.